Gentile Presidente, colleghi deputati, sono trascorsi soltanto pochi giorni da quel 25 aprile che ogni anno ci ricorda il solenne valore della libertà. Oggi, in quest'Aula, la difesa instancabile dell'universalità dei diritti, il rifiuto dell'oppressione nei riguardi delle torture umane deve diventare corale. Questa deve essere una battaglia politica da portare oltre i confini del nostro Paese, perché i diritti sono imprescindibili anche oltre il tricolore. Perché se altrove quei diritti vengono calpestati senza pietà, non possiamo restare nel silenzio dell'indifferenza. Penso all'Arabia Saudita, dove l'oppressione raggiunge vette inimmaginabili. Alla sorte che è toccata da Zabibi in Pakistan, liberato dopo anni di prigione, con l'inaudita accusa di blasfemia e costretta alla clandestinità. E ancora penso a Nasrin Sotoudeh, che ha sopportato 148 frustate inflitte a Teheran perché colpevole di aver difeso i diritti umani. I diritti devono tornare ad essere materia della politica e oggi abbiamo l'opportunità di ribadirlo facendo un passo concreto per trovare la verità sulla morte toccata a Giulio Regeni. Sono passati più di 3 anni da quando il corpo del giovane ricercatore friulano, mio corregionale, è stato fatto ritrovare a seguito di un efferrato assassino al Cairo, il 3 febbraio del 2016. Giulio Regeni, in Egitto per motivi di studio e di ricerca, seguiva con attenzione il comportamento del governo di Al-Sisi, redigeva articoli analizzando le tendenze politiche ed economiche di quel territorio e si era concentrato in particolar modo sugli ambulanti, ragazzi provenienti dai vari villaggi che si guadagnavano a stento da vivere sui marciapiedi del Cairo. L'indagine è rivolta a capire se il sindacato di quella categoria fosse in grado di innescare un cambiamento sociale e politico nel Paese. Nel 2015 il clima si fece ostile, quel tipo di indagine socioculturale divenne più difficoltosa perché la stampa era stata imbavagliata, avvocati e giornalisti subivano regolari minacce e i caffè del centro brulicavano di informatori. La polizia fece anche eruzione nell'ufficio in cui Regeni preparava le sue interviste. In quel periodo molti usavano i media per veicolare il messaggio che ci fossero complotti avversi al governo da parte degli stranieri. Giulio ha vissuto così i suoi ultimi mesi prima del rapimento, della tortura e della morte. E forse Giulio negli ultimi istanti della vita ha pensato al suo paese, alla sua famiglia, al dolore e al vuoto che avrebbe lasciato nei cuori delle persone a lui care. Era un ragazzo come me, Giulio, amico di alcuni miei amici, nato e cresciuto in un paese poco distante dalla città in cui vivo, da una famiglia per bene che tante volte ho incrociato senza però riuscire ad avvicinarmi. Perché cosa si può dire a una madre a cui è stato strappato un figlio con questa brutalità? Quali parole possono lenire un dolore inimmaginabile con il quale si deve imparare a convivere? La compostezza del silenzio forse in questi casi è l'unico strumento per rispettare una perdita tanto crudele e se qualcosa può alleggerire quella sofferenza è soltanto l'impegno di portare avanti le ragioni di una verità che deve essere trovata e resa pubblica. Quella di Giulio Regeni è una storia di crudeltà, perché crudele il più delle volte è stato anche il trattamento che Giulio ha ricevuto post mortem. Di lui si è detta qualunque cosa pur di gettare fango sulla sua memoria. Crudele è stata anche la morte che gli è toccata, del suo corpo è stato fatto uno scempio atroce e disumano che mi astengo da riportare con dovizia di particolari in quest'Aula, perché sarebbe una sofferenza troppo grande da far rivivere alla sua famiglia. Della sua storia di giovane appassionato alla scoperta del mondo sappiamo ormai tutto. A distanza di 3 anni, quello che ancora non sappiamo è la verità storica e quella giudiziaria legata alla sua morte, l'identità dei responsabili della sua tortura e uccisione. Dopo 3 anni di attese, la vicenda che ha portato alla morte di Giulio Regeni è ancora incagliata nella complessa trattativa diplomatica tra Italia ed Egitto. A nulla sono serviti i dialoghi, i tentativi, le ricerche, le richieste, gli appelli. Ad oggi ci sono ancora molti ostacoli alla conoscenza della verità. Ma non possiamo però fermarci. Abbiamo bisogno, dopo tanta attesa, che alle parole si aggiungano i fatti. Dobbiamo sapere chi e perché ha catturato, torturato e ucciso Giulio. Ne abbiamo bisogno non soltanto da rappresentanti delle istituzioni, ma da cittadini di quell'Italia che amiamo e tuteliamo. È un'esigenza corale, perché non possiamo permettere che la nostra dignità di italiani venga offesa con bugie e silenzi. Si gioca in questa triste vicenda la dignità del nostro Paese,
La ricerca della verità per Giulio è diventata un impegno per la tutela dei diritti umani come segno esemplare della serietà e dell'intransigenza del nostro Paese e della solidità dei suoi valori democratici. Come spesso ricordano i genitori del giovane ricercatore assassinato, Giulio Regeni continua a fare cose, muove le energie positive di questo Paese e costringe con il suo esempio a riflettere sull'inviolabilità dei diritti umani. Oggi Giulio Regeni ci spinge a decidere da che parte stare e non possiamo che stare dalla parte di un cittadino i cui diritti sono stati brutalmente violati, la cui vita è stata spezzata. Una verità c'è e dobbiamo conoscerla. Dobbiamo farlo perché sulla vicenda dell'omicidio di Giulio Regeni abbiamo più volte avuto il presentimento che ci fossero dei depistaggi atti a coprire i veri responsabili, ma successivamente abbiamo iniziato ad avere qualche conferma. La Procura di Roma, infatti, ritiene che la prova del depistaggio sia contenuta negli atti dell'inchiesta spediti in Italia dal Cairo. Nei documenti ci sono dati tecnici che smentiscono in modo inequivocabile la responsabilità nell'omicidio della banda criminale annientata in Egitto lo scorso marzo. Secondo quanto ricostruito dai PM, la responsabilità della banda e il ritrovamento a casa del capo dei documenti di Giulio sarebbero solo una montatura messa in scena per sviare le indagini. Dalle carte in particolare emerge che il capo della banda, il 25 gennaio, giorno della scomparsa di Giulio, si trovava a oltre 100 km dalla capitale egiziana. Di fronte a questi fatti, intendiamo scongiurare con ogni mezzo il rischio che l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere dimenticato, per essere catalogato tra le tante inchieste in corso in Egitto o possa essere collocato in una delle tante versioni della polizia e del governo egiziano. È importante tenere alta l'attenzione su casi simili di violazioni dei diritti umani. Il cosiddetto rumore mediatico, creato da manifestazioni, dibattiti, che hanno coinvolto anche le istituzioni, è servito a non arrendersi alla negazione, al depistaggio, alle tempistiche dilatate nella speranza che la storia venga dimenticata. È necessario a questo punto sollecitare le autorità egiziane a rompere il muro di omertà che sta caratterizzando questo caso come quelli di tanti desaparecidos. Abbiamo il dovere di farlo per tutti Giulio che andranno ancora all'estero, per difendere i loro diritti e i diritti di tutti quelli che hanno subito violenza o soprusi. Come ha ricordato il Presidente Conte qualche giorno fa in Egitto, il caso di Giulio Regeni resta una ferita aperta finché non avremo la verità. L'istituzione di una commissione d'inchiesta per scoprire perché Giulio Regeni è stato ucciso e da chi si colloca coerentemente all'interno dello sforzo italiano ed europeo di ricerca della verità e della giustizia. Essa non intende sovrapporsi al lavoro attento e scrupoloso della magistratura italiana, che sta cercando di ricostruire le dinamiche e le responsabilità dell'assassinio, ma intende ricostruire la verità storica e politica di quei tragici avvenimenti, riaffermando il primato dei principi di libertà e di giustizia su cui si fonda la nostra democrazia. Ed è tanto più urgente e necessaria oggi che la cooperazione giudiziaria, purtroppo, non procede come avremmo auspicato. Sappiamo bene che tutto questo non servirà a cancellare il dolore di una famiglia dilaniata dalla perdita tragica di un figlio, ma intendiamo far sapere che lo Stato è dalla parte di Giulio e dei diritti, dalla parte della sua famiglia, e intende impiegare tutte le risorse in suo possesso per giungere a una risposta che chiarisca cosa è accaduto a quel giovane la cui vita è stata spezzata brutalmente. È giunto pertanto il momento di procedere in una doverosa e meticolosa indagine che sveli finalmente una verità che attendiamo di conoscere da un tempo troppo lungo. Il percorso che ci ha portati oggi a poter votare il provvedimento in aula non è stato dei più semplici. Un lavoro lungo, con non poche difficoltà, superate grazie anche alla collaborazione di tutti i gruppi parlamentari che hanno contribuito. Su questo fine ultimo auspichiamo il consenso unanime di tutte le forze politiche presenti in quest'aula. È arrivato il momento di essere un paese unito, è il momento di rendere giustizia a Giulio Regeni con quella strenua difesa di diritti umani che l'Italia osserva e riconosce. Per tutti questi motivi, con grande emozione, esprimo voto favorevole da parte del gruppo del Movimento.